Adesso facciamo solamente un passetto in avanti e riprendiamo quello che stavamo dicendo per quanto concerne i fluidi comprimibili. Facciamo 30 secondi di pausa. Allora, riprendiamo un attimo il risultato che avevamo scritto prima per quanto riguarda i fluidi comprimibili in modo permanente e proviamo un attimo a particolarizzarlo almeno a qualche situazione, almeno a una situazione semplice, giusto per renderci conto. Allora, noi avevamo scritto Z più B al quadrato fratto 2G più 1 su G integrale di 1 dp dx uguale a costante lungo una linea di flusso. Allora, consideriamo una situazione semplicissima, quella che è l'espansione isoterma di un gas ideale. Ovviamente voi mi capite tutti nel momento nel quale parlo di espansione isoterma di un gas ideale, perché ovviamente avete già seguito il corso di termodinamica, quindi diciamo non devo spendere tempo su questo, ma nel momento nel quale sto parlando di un gas ideale, ovviamente da questo gas ideale vale ovviamente l'equazione di stato dei gas ideali Q uguale a rho per R vestito, dove R è la costante di stato dei gas ideali. Ok, che si può anche scrivere, che ovviamente si può anche scrivere 1 su rho uguale a R vestito fratto P. Fatto la versione P. Bene. Con questa posizione andiamo a specializzare l'altezza entalpica. 1 su G integrale 1 su rho del P ds è uguale a 1 su G dell'integrale di RT fratto P del P ds. Adesso ovviamente la quantità R per T è una costante del mio discorso, R perché è una costante e T perché sto considerando un fenomeno isotermo, quindi lo possiamo portare fuori. R per T su G, che cosa mi trovo? Ovviamente a questo punto io posso scrivere 1 su P del P ds ds, lo posso scrivere come l'integrale di del P su P. Perché? Perché il discorso è sempre questo: io sto derivando lungo una linea di flusso e sto integrando lungo la stessa linea di flusso, per cui ds di integrazione e di derivazione sono gli stessi. Ovviamente una primitiva di dp su p chi è? Il coefficiente naturale di p. Quindi ricavo rt su g coefficiente naturale di p più ovviamente la solita costante di integrazione, ma che qui ci interessa relativamente, ci interessa costante di integrazione, che appunto dicevo, poi ci interessa relativamente perché
Poi quando andiamo a sostituire qua dentro, ovviamente viene assorbita dal fatto che ovviamente questa qualità deve essere costante. Ne consegue che nel caso dell'espansione isoterma di un gas ideale, caso dell'espansione isoterma di un gas ideale, lungo una linea di flusso io posso scrivere Z più V al quadrato fratto 2G più RT G con la letta naturale di T uguale a costante. Quindi nel momento nel quale io sto considerando questo, io vado a considerare questo processo, nel momento nel quale vado a considerare questo processo, ovviamente io vengo a trovarmi con la possibilità di scrivere che lungo una linea di flusso si conserva il carico idraulico totale, che adesso scrivo in questa forma solo leggermente più complessa, perché ovviamente cosa succede? Succede che chiaramente il mio termine di altezza entalpica può però essere particolarizzato in questa maniera. In realtà poi lo vedremo meglio più avanti, con delle applicazioni anche un pochettino più complesse, queste situazioni magari un po' più realistiche, nelle quali non considereremo più situazioni isoterme, perché le situazioni isoterme nel caso dei fluidi comprimibili sono veramente difficili da realizzare, ma magari consideriamo situazioni un po' più realistiche, magari almeno adiabatiche, ma non isoterme. Così, in situazioni del genere, allo stesso modo riusciremo a dare una forma chiusa all'altezza entalpica e quindi a caratterizzare le cose. Un'applicazione immediata di questo può venire fuori allo stesso modo di come abbiamo visto prima per il tubo di Pitot, per esempio per valutare quella che può essere la velocità di efflusso che possiamo avere da un ugello posto su un serbatoio. Immaginiamo di avere un serbatoio che contiene il mio gas ideale. Il mio serbatoio contiene il gas ideale e lo contiene a una certa pressione più, abbastanza poco variabile punto, no? Se in condizioni statiche, quindi sappiamo, è abbastanza poco variabile punto, questa pressione. Ora che succede? Succede che noi andiamo a caricare un modellino, no? Noi andiamo a caricare un modellino nel nostro serbatoio e ovviamente avremo l'efflusso di questo gas. Ora, ovviamente il processo tutto è tranne che isotermo. Quindi una situazione del genere, l'ipotesi di processo isotermo è molto poco realistica. Però, solo per fissare le idee, se il processo potesse essere considerato isotermo, io come potrei risolvere il problema di valutare la velocità di efflusso? Ovviamente, considerando la linea di flusso che passa per questo punto, ovviamente questa linea di flusso deve provenire dall'interno del serbatoio. Consideriamo un punto O all'interno del serbatoio tale che questo punto possa essere considerato un punto di ristagno, ok? Quindi un punto a velocità nulla. È chiaro che scriverò ZO più RT su G con la letta naturale di PO, che sarà la mia pressione di ristagno, uguale a
detto A il tubo di efflusso, ZA più RT su G, logaritmo naturale di PA, più VA al quadrato fratto 2G. Ma se l'efflusso è libero in atmosfera, ovviamente questo efflusso avviene alla pressione atmosferica e pertanto questo termine rappresenta la pressione atmosferica. Attenzione, per poter dare un senso a questi discorsi io devo ragionare in termini di pressione assolute, se no non funziona tutto questo discorso. PA non può essere 0, ok? Perché se PA fa 0 quel termine è meno impiglio, non significa niente, ok? Bene, con ragione in termini di atmosfera l'ho posto pari a un'atmosfera, ok? Così lo carico una cosa di PA io. In realtà anche se la conoscessi conosco la pressione di efflusso perché è la pressione ambiente in generale. Bene, a questo punto, visto che le quote sono note, la pressione di stagno è nota perché la pressione alla quale sta il mio fluido del serbatoio, ovviamente è possibile calcolare la velocità di efflusso al gelo. Ovviamente sotto l'approssimazione, che vi ripeto molto forte, che il processo sia un processo di tipo isotermo. Ripeto, in generale, diciamo, questi processi non possono essere considerati isotermi. Vedremo, diciamo, vedremo magari la prossima volta un'applicazione un pochettino più complessa, magari di trasformazione non isoterma, ma magari la trasformazione di tipo isoentropico, ovvero adiabatica irreversibile, che è un pochettino più realistica per molte applicazioni. Però io mi fermo qua perché l'autonomia è finita.